Cari ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, è già un po' che non ci vediamo, e essendo che, insomma, come al solito non so che cavolo fare, oggi parlerò di pannelli solari. C'è già tanta gente che parla di pannelli solari, vabbè. Però io vi parlerò di pannelli solari, non tanto del pannello, il wattaggio, parallelo, non parallelo, quello, quell'altro, eccetera. Vi parlo, vi farò un po' di, come posso dire, parlerò un po' più tecnicamente, non tecnicamente, ma come si collegano i vari componenti del pannello. Allora, come prima cosa, quando noi abbiamo un pannello in mano e lo giriamo, notiamo che c'è questa scatoletta nera, all'interno della quale ci sono dei componenti. Di solito in uscita ci sono due cavi, qui ce n'è uno solo, ma perché evidentemente era un pannello vecchio. Allora, noi apriamo la scatoletta, ci sono le sue vitine, le apriamo e vediamo che all'interno di questa scatoletta ci sono degli attacchi. Allora, queste linguette qui che noi vediamo sono quelli che arrivano dalle cellule del pannello. Come è che andremo a collegare queste cellule? Allora, quindi noi dobbiamo mettere dei diodi. Come vedete, il diodo ha un punto dove c'è una fascetta e dall'altra parte invece è nero. Ok? Allora diciamo che la parte della fascetta è il negativo e la parte di là è il positivo. Quindi, in poche parole, se noi prendiamo questo diodo, è come se da questa parte la corrente non può andare, cioè si blocca, mentre da questa parte la corrente passa. Quindi in questa maniera passa e in questa maniera non passa. Ok, quindi adesso noi come lo colleghiamo? Allora, essendo che il positivo è questo e questo è il negativo, allora noi dobbiamo fare in maniera che la corrente passi da qui, vada qua. Quindi il diodo noi lo piazzeremo in questa maniera. Ok, lo piazziamo in questa maniera, perché questo arriva direttamente qui, e questo lo piazzeremo diversamente, così, cioè in poche parole, eccoli, in poche parole la corrente da qui a qui non può andare, quindi va in là, fa il giro e ritorna di qua, cioè in poche parole la corrente può andare da qui a là, ma non può andare da là a qua. E la stessa cosa da qua, da qui non può andare là, però da qua può andare giù. Ok, bene. Una volta che abbiamo fatto i collegamenti, andiamo a controllare se il pannello funziona. Quindi positivo, negativo, attacchiamo il tester, mettiamo su volts, 20 volts fondo scala. Ok, a questo punto giriamo il pannello e andiamo a vedere quanta tensione ci dà. Allora,
praticamente il pannello in ombra da 15 e 6. Ora ci spostiamo al sole. Allora, adesso siamo al sole, praticamente abbiamo 19 e 20. Ah, ecco, siamo lontano, vabbè, io facevo ombra, quindi no, niente, perfetto, 19 e 70.